Eder. Mech. Pallister. Il caso dell'omicidio di Pierina Paganelli è uno dei più intricati degli ultimi anni, un enigma che intreccia passioni proibite e pressioni religiose. Pierina, una donna di 78 anni, è stata brutalmente accoltellata nel garage del suo condominio a Rimini nell'ottobre del 2023. La scia di sangue lasciata dalla sua tragica fine ha portato a un unico indagato, Luis da Silva, un uomo di 34 anni coinvolto in una relazione extraconiugale con Manuela Bianchi, nuora della vittima. Dall'inizio delle indagini, gli inquirenti hanno puntato sul movente passionale. Luis da Silva e Manuela Bianchi non erano semplicemente amanti di passaggio, le intercettazioni rivelano che tra di loro c'era un legame profondo, fatto di promesse di amore eterno e confidenze. Manuela, nelle sue conversazioni, si riferiva a Luis con epiteti affettuosi come mio tutto e mio principe, suggerendo un coinvolgimento emotivo ben oltre una semplice scappatella. Le analisi dei tabulati telefonici hanno messo in luce le tensioni e i timori che si annidavano dietro questa relazione proibita. Pierina Paganelli, la suocera, era a conoscenza di questo legame clandestino e, secondo alcune fonti, avrebbe espresso la sua disapprovazione, generando preoccupazioni sia in Manuela che in Luis. In una delle intercettazioni, Manuela implora da Silva di assicurare che nulla cambierà dopo gli eventi recenti, lasciando aperta la domanda su quale fosse il vero significato delle sue parole. Faceva riferimento alla loro relazione o al crimine che si era compiuto? Mentre il movente passionale sembra dominare la scena, un nuovo elemento si insinua nel quadro già complesso, la religione. Manuela Bianchi faceva parte dei Testimoni di Geova, una comunità religiosa che segue rigide norme morali. Nei giorni precedenti all'omicidio, Manuela era stata convocata al cospetto del collegio degli anziani della sua congregazione. Se la relazione adulterina con da Silva fosse stata scoperta, avrebbe affrontato pesanti conseguenze etiche e morali, sia personali che comunitarie. Questo contesto religioso aggiunge un ulteriore strato di motivazioni che potrebbero aver influenzato gli eventi. La paura di una pubblica umiliazione o di una possibile espulsione dalla comunità spirituale potrebbe aver spinto qualcuno a compiere un gesto estremo per evitare lo scandalo. Ma chi potrebbe aver agito in nome dell'onore? Potrebbe esserci un altro soggetto coinvolto, una persona disposta a tutto pur di proteggere Manuela dall'onta del giudizio religioso? Nonostante l'arresto di Luis da Silva, molte domande rimangono senza risposta. L'unico indagato attualmente è da Silva, mentre altre figure, tra cui Manuela stessa, suo fratello Loris Bianchi e Valeria Bartolucci, moglie di da Silva, sono state escluse dalle indagini. Tuttavia, la complessità del caso e i nuovi dettagli emersi suggeriscono che il cerchio delle indagini potrebbe estendersi ulteriormente. La verità sull'omicidio di Pierina Paganelli potrebbe risiedere in una combinazione di passioni travolgenti e pressioni religiose. Per ora, il destino di da Silva e la verità sull'omicidio restano in bilico. In attesa che la giustizia faccia il suo corso e che ulteriori indagini possano finalmente fare luce su questo oscuro mistero. Il caso dell'omicidio di Pierina Paganelli continua a essere un mosaico complesso e affascinante, dove ogni nuovo dettaglio svela ulteriori strati di intrigo e suspense. Mentre Luis da Silva rimane l'unico indagato ufficiale, la possibilità che ci siano altri soggetti coinvolti non può essere esclusa. Le dinamiche relazionali tra da Silva e Manuela Bianchi, così come il contesto religioso in cui si muovevano, suggeriscono che ci siano molteplici fili da seguire. Le indagini devono approfondire non solo i legami personali tra i protagonisti di questa tragica vicenda, ma anche le implicazioni sociali e morali che hanno potuto influenzare i loro comportamenti. La comunità dei Testimoni di Geova, con le sue rigide norme etiche, rappresenta un elemento chiave che potrebbe aver giocato un ruolo determinante nel precipitare gli eventi. La pressione del giudizio religioso potrebbe aver innescato reazioni imprevedibili, spingendo qualcuno a compiere atti disperati. In parallelo, bisogna considerare l'impatto emotivo e psicologico della relazione tra da Silva e Manuela. Le intercettazioni telefoniche rivelano un legame profondo e tormentato, dove l'amore e la paura sembrano mescolarsi in un mix pericoloso.
Il timore di essere scoperti e le conseguenze che ne sarebbero derivate avrebbero potuto essere un potente catalizzatore per azioni impulsive e distruttive. Il compito degli inquirenti è arduo. Devono districarsi in una rete di emozioni, motivazioni e segreti per scoprire la verità. Ogni conversazione intercettata, ogni testimonianza e ogni prova raccolta potrebbe essere il tassello mancante per risolvere il puzzle. Mentre il pubblico segue con interesse gli sviluppi del caso, le autorità sono chiamate a indagare a fondo. Con l'obiettivo di assicurare giustizia per Pierina Paganelli e di portare alla luce ogni ombra che ancora avvolge questo misterioso delitto. In conclusione, l'omicidio di Pierina Paganelli rappresenta una sfida complessa per le forze dell'ordine, un'indagine che richiede pazienza, attenzione al dettaglio e una profonda comprensione delle dinamiche umane. Mentre la storia si svela, rimaniamo in attesa di nuovi sviluppi che possano finalmente rivelare chi è veramente responsabile di questo tragico crimine e quali siano state le reali motivazioni che hanno portato alla morte di Pierina. Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dal sensitivo Locchi. Luis da Silva, la sera del delitto, è stato avvisato con un mezzo di comunicazione non rintracciabile da una vedetta che ha avvisato lo stesso dell'arrivo di Pierina Paganelli all'interno del garage. Una vedetta, qualcuno che appunto ha avvisato lo stesso dell'arrivo di Pierina Paganelli. Ma di questo fatto solamente lui ne è a conoscenza e non credo che abbia intenzione di rendere piena confessione, anche perché questo periodo di detenzione rafforza nello stesso il sentimento profondo di amore nei confronti di Emanuela Bianchi. Diciamo che questo sentimento che lo stesso nutre gli impedisce di confessare. Quando lo stesso è stato ripreso con la telecamera delle 22:17, che aveva una busta o una borsa in mano, che ieri sera appunto quarto grado è stato visto da quarto grado, all'interno di questa busta era sicuramente presente, oltre all'arma del delitto, questo coltello che non è mai stato ritrovato, anche questo mezzo di comunicazione non rintracciabile che Luis da Silva ha usato per sapere dell'arrivo di Pierina Paganelli all'interno del garage. Vi ripeto, questo credo che il caso di Pierina sia destinato, a meno che Luis da Silva non confessa, sia destinato a rimanere risolto al 50%, ossia c'è l'autore materiale del delitto che è lui solo, però manca la persona che appunto lo ha avvisato con questo mezzo di comunicazione non rintracciabile. Ora signori, il sensitivo Locchi ogni volta che fa un video ci mette sempre la faccia. Voi sapete chi sono, dove abito. Io sono il sensitivo Locchi, mentre che nei vostri commenti, perché voi dovete sapere che il sensitivo Locchi, i commenti che voi scrivete li leggo tutti. Questi vostri commenti, che sono spesso e volentieri molto cattivi contro la mia persona, vengono scritti da persone che hanno un nickname non identificabile, ossia io non so chi siete voi, per quale motivo scrivete tutte queste cattiverie e a volte delle assurdità nei miei confronti. Io non so chi siete, però il sensitivo Locchi su qualsiasi cosa fa o qualsiasi cosa dice
ci mette sempre la faccia. Ora io, per quanto riguarda l'acquisto dell'iPhone 13 Pro Max, non sto certamente chiedendo questo, sto solamente chiedendo un aiuto a voi, un aiuto per migliorare questo servizio che noi gratuitamente offriamo, migliorare questo e migliorare anche la praticità, anche perché questi video da ora in poi, se riesco appunto a prendere questo strumento, saranno anche datati con l'orario in cui appunto questi video vengono fatti. Ecco, io ripeto, vi faccio rinnovo la mia richiesta, che è una richiesta di aiuto a voi tutti. Se volete, se avete piacere di contribuire con un gesto di solidarietà, veramente un'opera di bene, potete mandare una libera offerta sulla Postpay a questo numero. Questo è il numero 4023 6010 4710 6216. Ecco, questo è il mio codice fiscale LCCMRA71P22C773 o finale. Ecco, questo, signori, se voi volete mandare un aiuto, io vi ringrazio anticipatamente, vi comunico che appena preso lo strumento faremo un video di ringraziamento e vi farò anche vedere lo strumento che appunto andremo a prendere. Io vi ringrazio anticipatamente a tutte quelle persone che avranno possibilità di contribuire e anche a quelli che non hanno possibilità. Il Senziocchi ringrazia tutti, però una cortesia vi chiedo: non voglio essere né criticato e tanto di meno giudicato, perché io sto chiedendo semplicemente un vostro aiuto. Di nuovo, amici, un buon proseguimento di serata a voi tutti dal Sensitivo Alocchi di Civitavecchia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.